Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Queste sono le novità per Bitcoin e criptovalute del 26 luglio 2018. Bene ragazzi, oggi è la prima giornata di rosso che vediamo da un po' di tempo. Il prezzo del Bitcoin ha avuto una piccola correzione. In realtà non sono tutte le criptovalute l'hanno seguito, ma solamente alcune. Guardando un pochino quelle che sono cresciute di più, troviamo Yoast, Polymath e molte altre. Per quanto riguarda invece quelle che hanno perso maggiormente, c'è Kin, di Basic Attention Token, che è cresciuto molto nei giorni scorsi, Tenex, Next, Redcoin ed altre hanno subito perdite non troppo incisive in realtà. Ma a guidare tutto come al solito è Bitcoin, proprio perché, essendo la prima criptovaluta per capitalizzazione, di solito nella direzione in cui si muove Bitcoin si muovono anche le altre. Questo rimane vero. Venendo al market dominance, quindi qual è la dominanza di Bitcoin e l'impatto di Bitcoin in percentuale rispetto alle altre valute. Un paio di video fa vi ricordavate che avevo previsto che la dominance sarebbe scesa di Bitcoin lasciando spazio alle altre criptovalute, invece così non è stato. Questa è non voglio dire la prima volta perché probabilmente non è così, però è una rarità, nel senso che generalmente quando il prezzo di Bitcoin sale, le altre criptovalute tendono a salire ancora di più e ancora più velocemente, e quindi la dominance tende ad abbassarsi rapidamente. In realtà questa volta, ripeto, non è stata così, siamo ancora a livelli piuttosto elevati, siamo arrivati addirittura al 47%. A questo punto guardiamo anche il grafico annuale. Non sarebbe certo da stupirsi se la dominance continuasse a crescere. Io avevo detto in uno degli ultimi video che mi aspettavo come resistenza questo 45%, è stato sfondato anche se ancora relativamente di poco. A questo punto il prossimo traguardo probabilmente sarebbe almeno il 50%, vediamo se arriverà fino a lì. Veniamo all'analisi tecnica sul prezzo di oggi. Come dicevamo, Bitcoin ha avuto questa barra rossa con un volume abbastanza sostenuto, ma non troppo deciso rispetto al verde dell'altra volta. Questo è un segnale importante. D'altro canto, ragazzi, come vediamo sia a livello di bande di Bollinger qui sopra, stavamo uscendo dalle bande, quindi era abbastanza è prevedibile che si potesse aspettare un abbassamento e non, diciamo così, un ritracciamento all'interno delle bande. Anche l'RSI, lo vediamo qua sotto, era assolutamente nell'area di ipercomprato, quindi un ritracciamento era, ripeto, abbastanza prevedibile e anche abbastanza fisiologico. Per quanto riguarda questo ritracciamento a cui abbiamo assistito oggi, dove si può arrivare? Beh, innanzitutto passiamo alla visualizzazione oraria, anche se io generalmente uso quella giornaliera, però in questo caso è molto interessante quella oraria perché ci rivela un paio di cosine secondo me molto importanti. Innanzitutto, cosa da tenere bene a mente? Vediamo che la media mobile, questa dei 200 giorni, questa linea rossa, è posizionata sotto alla media mobile dei 100 giorni, quindi l'allineamento tende al bullish, quindi tende al rialzo. Anche la media mobile, questa qua verde, dei 50 giorni è sopra quella dei 100, quindi dal punto di vista dell'analisi tecnica gli indicatori ci dicono che siamo in un momento diciamo di ascesa verso l'alto dei prezzi. Vediamo appunto che nelle ultime ore c'è stato un po' di andamento, diciamo così, sinusoidale. Questa è tutta la perdita che abbiamo accumulato durante la giornata di ieri. A che punto è stata la perdita? Vediamo che si sta probabilmente fermando un buon supporto attorno alla media mobile dei 50 giorni. Il supporto generalmente dei 50 giorni è abbastanza robusto. Non mi stupirei quindi se il prezzo si attestasse attorno agli 8.130 più o meno, se questa è la esatto, 8.130 è in questo momento dove più o meno si trova la media mobile dei 50 giorni, che sarebbe comunque un'ottima cosa e anche molto positiva per l'andamento del prezzo, perché non possiamo aspettarci che continui a crescere all'improvviso. Questa mia ipotesi è anche supportata dal fatto che l'RSI, che vediamo qua sotto, è appunto in un'area intermedia, quindi punta sì verso l'alto, ma comunque all'interno dell'area che viene considerata normale, diciamola così, né ipervenduto né ipercomprato. Questo è un buon segnale, potrebbe aiutarci potrebbe aiutare la media mobile dei 50 a fornire appunto supporto al nostro prezzo del Bitcoin in caduta.
Quindi vediamo anche che cosa dice CoinDesk, l'articolista di CoinDesk in merito. Quindi anche l'articolista di CoinDesk sostiene che sia una correzione di breve periodo, sono perfettamente d'accordo con lui e anche lui conferma quello che dicevo poco fa, quindi tutti gli indicatori ci segnalavano che probabilmente il prezzo sarebbe sceso. Quali sono le prospettive? Appunto, supporto sulla media mobile, come abbiamo visto, dei 50 anche per l'articolista di CoinDesk ed eventualmente quella molto più in basso dei 100 se per caso questo supporto non dovesse tenere. È chiaro che la media mobile dei 100 in questo momento, almeno sul grafico orario, è posizionato attorno ai 7008, quindi è notevolmente più abbassata. Una strategia, ragazzi, che potrebbe essere interessante, di solito, come al solito io vi raccomando di non seguire i miei consigli ciecamente perché sono un programmatore e non un esperto di finanza, però una strategia potrebbe essere quella appunto di comprare Bitcoin attorno appunto al prezzo della 50 media dei 50 giorni, quindi 8127 più o meno, ed eventualmente impostare uno stop loss subito sotto. Potremmo pensare di posizionarlo ad esempio attorno agli, direi a seconda di quant'è la nostra propensione al rischio, magari attorno ai, diciamo, l'abbiamo comprato 8130, potremmo pensare di posizionarlo attorno agli 8000 oppure subito sotto, nell'ottica che se appunto sfonda il supporto dei 50 giorni, il supporto successivo è sugli 7.834. In caso arrivassimo a questi livelli, secondo me di nuovo potrebbe essere una buonissima occasione per comprare. Io ho venduto qualcuno dei 1000 euro di Bitcoin che avevo acquistato tempo addietro, se ricordate avevo acquistato Bitcoin qualche tempo fa, 2 settimane fa, quindi ho portato a casa un pochino di quello che avevo guadagnato ed eventualmente se Bitcoin dovesse ritornare appunto su questi livelli, attorno alla media mobile appunto dei 100 giorni, 7.800, vedrò di reinvestire un pochino quello che ho guadagnato col trading. Ripeto, mia personalissima opinione, quello che probabilmente farò io, non seguitemi ciecamente, basatevi diciamo su questa idea di trading, mettiamola così. Ok, guardiamo anche un altro paio di indicatori, quindi io guardo sempre anche TradingView qual è l'indicazione dei professionisti, degli appassionati che fanno grafici. In questo momento tende fortemente sul buy, quindi non siamo in area strong buy, ma comunque siamo sul blu di buy. L'indicazione quindi è di comprare, secondo chi fa grafici su questo sito. Molto importante per quanto mi riguarda è sempre anche l'andamento della ricerca buy Bitcoin su Google. Come al solito, più c'è interesse a comprare Bitcoin, più le persone tendono a cercare buy Bitcoin, come si comprano i Bitcoin appunto su Google. Questo indicatore non ci dà purtroppo mai la visibilità del giorno stesso o di pochi giorni prima, però comunque ci dà un'indicazione aggiornata al 23 maggio, quindi all'altro ieri rispetto ad oggi. In questo momento vediamo che sta sicuramente salendo, quindi il trend è positivo delle ricerche buy Bitcoin su Google, ottimo segnale, molto positivo. Ok, sganciamoci dal prezzo, veniamo un pochino alle novità del settore in generale. Prima novità che vi ricordo e che vi segnalo è interessante: Coinbase ha lanciato questo nuovo servizio che si chiama appunto WeGift. Di che cosa si tratta? Di una serie di carte sostanzialmente sconto, quindi carte regalo, che possiamo ricaricare tramite criptovalute. Quindi ricarichiamo queste carte, ci sono un pochino i marchi, molti marchi internazionali, da ad esempio Zalando, Nike, Decathlon, ce ne sono un po' per tutte le preferenze. Possiamo ricaricarle con le nostre criptovalute e utilizzarle effettivamente per acquistare presso gli store di questi esercenti. È una buonissima idea, secondo me, al di là del fatto che personalmente non mi interessa più di tanto, però potrebbe essere un buon canale per spingere l'utilizzo e l'adozione delle criptovalute presso il grande pubblico, se non altro chi ha delle criptovalute che in questo momento non vuole trasformare in valuta fiat. Può pensare appunto di comprare direttamente queste carte e di utilizzarle. Una bella idea, ripeto, non lo utilizzerò direttamente, ma volevo segnalarvela. Ok, altra cosina importante, anche questo secondo articolo di CoinDesk ci segnala che sono in scadenza i derivati, quindi i futures su Bitcoin, ed è importante notare che
Il prezzo in generale di Bitcoin tende a subire una flessione, quindi a scendere del 7,89% nei 5 giorni che anticipano la scadenza nei 5 giorni precedenti alla scadenza appunto dei future. La scadenza è il 27, quindi dovrebbe essere secondo il mio calendario dopo domani, quindi no, anzi, scusate, domani, quindi siamo ormai in imminenza. Quindi, combinando tutte queste cose, analisi tecnica, queste informazioni, ripeto, la strategia trading che ho segnalato prima, secondo me potrebbe essere interessante. I future, come al solito, vi segnalo questa cosa qua. Stanno diventando sempre più interessanti perché il CME Group cosa segnala? Che c'è stato un aumento dell'interesse del 93% nel secondo quarter, quindi negli ultimi 4 mesi per questo tipo di prodotti. È una cosa buona? Sì e no, è una cosa buona perché comunque spinge l'adozione di Bitcoin e la possibilità di acquistarlo anche presso il mercato finanziario di chi appunto si occupa di derivati, ma è una cosa negativa perché offre un ottimo modo per scommettere contro Bitcoin, quindi per andare short. C'è anche gente, appunto, e si tratta generalmente di operatori specializzati e professionisti, che punta contro il ribasso di Bitcoin e ci fa una valanga di soldi, appunto, con questa cosa. E prima non c'erano i future, non c'erano i derivati, e quindi non era possibile con questa semplicità scommettere contro Bitcoin. Ovviamente questa facilitazione ha un impatto negativo perché, ripeto, questi sono operatori specializzati che sanno come manipolare i mercati per far scendere il prezzo, quindi il lancio appunto dei future non è stata una notizia molto, diciamo, non è stata una cosa troppo buona per alcuni punti di vista per quanto riguarda il pricing sull'immediato di Bitcoin. Ok, segnalo anche la piattaforma di Augur, di cui avevo parlato qualche tempo fa, è una piattaforma per fare scommesse. E appunto permette la possibilità di scommettere anche sugli assassini e sì, così una cosa che mi ha un pochino colpito. Sicuramente questa cosa da chi si occupa appunto di regolamentazioni non verrà vista di buon occhio, ovviamente perché chi scommette molto, non lo so, potrebbero essere dei killer che poi vanno effettivamente ad uccidere qualcuno per cercare di guadagnarci. Non lo so, mi faceva ridere questa notizia, ve la segnalo qualcosa. Notizia che mi fa meno ridere, ma invece mi fa molto piacere è che il gruppo Tron ha acquistato BitTorrent. Che cosa significa? Alle spalle di BitTorrent, che è un programma di peer-to-peer, quindi per scaricare file in modo decentralizzato, si trova un'azienda che si chiama BitTorrent Inc., che appunto sovrintende, diciamo, alla gestione in generale e allo sviluppo di Bitcoin. È anche l'azienda che sviluppa il client uTorrent, come viene chiamato, che è quello più diffuso e più utilizzato, se non altro, in ambiente Windows per scaricare da BitTorrent. Bene, la BitTorrent Inc. è stata comprata appunto dalla fondazione Tron, quindi Tron, la fondazione, si pone come obiettivo appunto di decentralizzare, di rendere più semplice la distribuzione di contenuti senza affidarsi a una piattaforma centralizzata come può essere YouTube, quindi l'acquisizione di BitTorrent in questo caso casca a pennello perché è perfettamente in linea con il tipo di business con il quale al quale si rivolge Tron, appunto la decentralizzazione della distribuzione dei contenuti. Quindi una buona notizia. Vi ricordo che Tron non è direttamente una delle monete sulle quali io punto, anzi, se andate a vedere nel mio articolo tendo a sconsigliarla, però questa è una buonissima notizia che mi dà positività nei confronti di Tron. Quindi complimenti. Ci tengo a precisare che comunque il protocollo Bitcoin è open source, esistono un sacco di client alternativi e perfettamente legali e leciti a quello sviluppato dalla BitTorrent Inc. Ne esistono 1 milione anche per Linux, alternativi di vari tipi. Ad esempio, io nel mio articolo su turbolab.it che trovate linkato qua sotto, consigliavo QBitTorrent, che è un programma open source, al contrario di quello sviluppato da BitTorrent Inc. Ovviamente la Fondazione Tron non ha alcun controllo su questi software alternativi, ma solamente appunto su BitTorrent Inc., l'azienda che si, ripeto, si trova dietro diciamo così, al controllo e delle specifiche di BitTorrent, all'evoluzione, sovrintende lo sviluppo del protocollo BitTorrent. Quindi una buona notizia. Vi segnalo anche quest'altra cosina interessante per quanto riguarda Litecoin. Litecoin, l'ho già detto molte volte, è una delle mie valute, i miei holding principali, quindi sono contento di leggere che Charlie Lee ha dichiarato su Twitter
che si sta impegnando per riportare a $400 la valutazione di un singolo Litecoin, perché così le persone smettono di fondamentalmente, come dirgli, dargli addosso in continuazione, per dirlo in, senza dire parolacce. Ok, da questo per arrivare a $400 al pezzo, il salto è bello lungo, perché in questo momento Litecoin si trova ad 86 ad $86, quindi una buona notizia da parte di Charlie Lee. Ce la farà, non ce la farà, non si sa bene. Charlie Lee ovviamente è un personaggio molto ben voluto dalla community ed è uno, diciamo, delle voci importanti nell'ambito delle criptovalute, quindi se ha fatto una dichiarazione così forte, vogliamo dargli credito che se non altro ce la metterà tutta per arrivarci. Una cosa però importante è che il tweet poi è stato cancellato, quindi io non l'ho visto direttamente, però ho visto che l'ha riportata un sacco di stampa specializzata, quindi non ho motivo per credere che non l'abbia detto veramente. Come ultima cosina importante, segnalo che il Reddit di RBitcoin, quindi il Reddit ufficiale di Bitcoin, ha superato i 900.000 iscritti al Reddit, quindi una buona notizia che manifesta, se non altro, che c'è ancora tanto interesse per quanto riguarda le criptovalute. Prima di lasciarvi, ragazzi, vi segnalo altri video interessanti che ho pubblicato in questi giorni. Ieri, ho pubblicato questo, le mie top 3 criptovalute per agosto 2018. Se volete sapere quali sono le criptovalute alternative che secondo me faranno meglio durante il mese che sta per iniziare, guardatevi questo video. Se invece siete appassionati di ICO e non avete problemi ad investire in, diciamo così, progetti un pochino speculativi, mi è piaciuto moltissimo questo W12, di cui ho fatto una recensione davvero estesa e ho pubblicato qualche giorno fa. Dateci un'occhiata, perché secondo me questi due video in particolare sono piuttosto interessanti per chi si, appunto, appassiona al mondo delle criptovalute. Prima di lasciarvi, vi ricordo ancora una volta il nostro community meeting a Ferrara. Quindi nella settimana che comincia con il 30 luglio, la data la dobbiamo ancora fissare, ma la fisseremo a brevissimo, ci ritroveremo in Piazza Ariostea a Ferrara per berci 1, 2 o 3 o anche 4 o 5 spritz in compagnia, mentre parliamo di Bitcoin, criptovalute e tutte queste cose che sono le nostre passioni. Non è una conferenza, non c'è biglietto, non c'è niente da pagare, venite lì, ci diciamo così, alziamo un po' il gomito, non voglio dire che ci ubriachiamo, ma alziamo un po' il gomito, parliamo, facciamo delle chiacchiere, ridiamo e parliamo di Bitcoin in mezzo a tutta questa, tutto questo marasma, mentre siamo all'aperto e speriamo che il tempo ci assista. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video vi è piaciuto, cliccate sul pollicione mi piace, per me è sempre estremamente molto importante, quindi vi ringrazio in anticipo se lo farete. Per essere notificati ogni volta che pubblico un nuovo video, invece, basta che cliccare il pulsante iscriviti rosso che trovate qua sotto al video e sulla piccola campanella che si trova di fianco. Al prossimo video, ciao!